otto artisti internazionali animano l'8 e il 9 dicembre le vie del centro storico di Cosenza in occasione di Viva Performance Lab, un festival di arte contemporanea nato dalla collaborazione tra il Museo Maxxi di Roma, il Comune di Cosenza e l'Università della Calabria, grazie ai fondi europei stanziati dalla Regione Calabria. Una regione che investe ben 3 milioni e mezzo di euro in 7 progetti sull'arte contemporanea e che vede nella cultura il motore per la ripresa. La Regione Calabria ha promosso l'investimento attualmente più significativo sull'arte contemporanea che ci sia oggi in Italia. Abbiamo approvato un piano che prevede il finanziamento di 7 progetti della durata biennale che serviranno per animare città e territori, dimostrando che attraverso la cultura si possono qualificare le grandi risorse della nostra regione, si può sviluppare la creatività e si possono creare condizioni di crescita economica e civile. Il Sud oggi sta attraversando un momento ancora più complicato, ma secondo me molto positivo, perché si sta riducendo la quantità di risorse per fare delle cose sbagliate e quindi si sta concentrando per fare delle cose giuste. Il festival è preceduto da un workshop che dà agli studenti delle superiori e dell'università la possibilità di assistere ai percorsi creativi. Al festival, all'arrivo di artisti importanti in città, artisti tra i più interessanti insomma, della scena contemporanea, si affiancano altri due momenti che non sono meno importanti e che sono da un lato il coinvolgimento di giovani artisti, alcuni dei quali calabresi, e dall'altro il coinvolgimento tramite l'Università della Calabria delle scuole. C'è tutta una fetta della popolazione che molto giovane, che in genere non viene coinvolta attivamente in eventi di questo tipo.